Dal Vangelo di Matteo. Gesù riprese a parlare con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoni e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Nel giorno del Signore siamo chiamati ad ascoltare questa parola perché possa essere come luce per il nostro cammino, per la nostra vita spirituale. È necessario l'ascolto della parola di Dio, un ascolto che certamente non può essere né superficiale né tantomeno indifferente, deve essere un ascolto che si fa con il cuore, così come dice il Salmo: apri Signore il mio cuore perché possa ascoltare la parola di Dio. Ascoltare cioè con intensità spirituale questa parola perché possa essere luce per il nostro cammino. E durante l'anno abbiamo avuto tante opportunità per poter ascoltare la parola e soprattutto metterla in pratica. Signore, ci aiuta a vivere la nostra vita con questa luce che viene dalla Sua parola. In questa domenica 28esima del tempo ordinario abbiamo ascoltato una parabola, la parabola di questi servi che non vogliono partecipare alle nozze, di questi invitati alle nozze. È una parabola che si collega strettamente e segue a quell'altra parabola dei vignaioli malvagi. Ricordiamo come questi vignaioli, nel momento in cui si accorgono che arriva il figlio del proprietario, fanno di tutto per poter impadronirsi della vigna e uccidere il figlio del proprietario. È chiaro la simbologia di questa parabola. E questa parabola che oggi abbiamo ascoltato è una parabola che ci permette di riflettere sull'invito che il Signore ci fa, sull'invito che il Signore fa agli amici, agli invitati, a coloro che hanno il diritto di partecipare, potremmo dire, alle nozze. Ma stranamente questi invitati, quando vedono arrivare i servi, piuttosto che essere contenti, felici di poter partecipare alle nozze, cominciano a trovare delle scuse, o meglio, sono ripiegati su loro stessi e gli interessi, le proprie realtà personali, i propri impegni personali prevalgono su quello che è l'invito di questo Signore che vuole che partecipano alle nozze. Loro, stranamente, egoisticamente, rifiutano di poter partecipare alle nozze. E l'invito viene non una volta, ma due volte. E questi trovano sempre delle scuse per poter non partecipare alle nozze, stranamente.
questo invito, piuttosto che farli felici, li rende indifferenti e forse anche un po' ostili nei confronti dell'invito del padrone. E dice questi servi che vanno a invitare questi amici, non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. E questo è ancora più grave, nonostante questo invito che doveva portare gioia nel loro cuore, loro diventano egoisti, fanno le loro cose e addirittura sono convinti che devono far fuori anche i servi. Il Signore, evidentemente il re, si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. A questo punto dice ai servi: la festa di nozze è pronta, non possiamo eliminare questa festa di nozze. Ed è importante comprendere il senso di questa festa necessaria, bellissima e gioiosa per coloro che siamo invitati o che saremo invitati e aderiremo e aderiamo a questo invito del Signore, l'invito alle nozze. E a un certo punto i servi vengono invitati ad andare nelle piazze, ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete chiamati alle nozze, tutti, nessuno viene escluso da questa possibile partecipazione al banchetto delle nozze, proprio perché c'è un rifiuto di coloro che di per sé erano stati già invitati, ma per egoismo, per disinteresse, per non voglia di partecipazione, sono eliminati da loro stessi, da questo bellissimo incontro nuziale con lo sposo. E a questo punto gli servi usciti per le strade, quei servi, quelle persone che trovarono cattivi e buoni, e la sala si riempì di commensali. Anche questo è molto bello, sapere che cattivi e buoni vengono tutti invitati. È il discorso della misericordia di Dio nei nostri confronti, questa misericordia nei confronti di tutti, un po' come quando Gesù sulla croce, aprendo le braccia, dirà: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo abbraccio di misericordia Gesù lo estende a tutti, ma particolarmente a coloro che di fatto sono più vicini e sono in contrasto con Lui, sono i Suoi accusatori, sono i Suoi uccisori. Proprio questo incontro di misericordia del Signore è qui espresso nella parabola quando invita le nozze buoni e cattivi. La sala si riempì. Bellissimo questo secondo momento dove la sala si riempie appunto di questi invitati che di per sé non era previsto. E molte volte Gesù fa riferimento a questa partecipazione al banchetto, al momento, al regno dei cieli, di coloro che di fatto possono sembrare esclusi, coloro che sono i peccatori, i pubblicani, che saranno, dice Gesù nel Vangelo, prima di voi, rivolgendosi agli scribi, ai farisei, a quelli che si sentivano giusti dinanzi a Dio, saranno prima di voi il regno dei cieli. E questo deve farci pensare a questa nostra responsabilità. Al momento in cui il Signore ci invita per il banchetto, è necessario che noi ci rendiamo degni di questo invito al banchetto, senza egoismi, senza cattiveria, ma accogliendo la misericordia del Signore. E qui c'è anche qualcosa di importante per noi, il non giudizio sugli altri. Nessuno di noi può giudicare il prossimo, dice Gesù nel Vangelo, perché con la misura con la quale sarete misurati, misurerete gli altri, sarete misurati anche voi. Solo Dio, che conosce il cuore dell'uomo, può giudicare. Ecco perché la misericordia del Signore accoglie buoni e cattivi. Ma c'è un particolare che ci deve farci riflettere nell'incontro alle nozze. Il particolare è questo. Secondo la tradizione ebraica, gli invitati a nozze venivano invitati e veniva dato loro un mantello per coprirsi le spalle, ed era esattamente questa veste, diciamo, nuziale che era necessaria per poter partecipare al banchetto. Ma c'è uno
che egoisticamente o in maniera disinteressata non gli importa di avere questa veste nuziale. È proprio questa persona che Gesù scopre nella parabola che non porta la veste nuziale, proprio questa persona viene esclusa dalla partecipazione e dice: amico, come mai sei entrato qui senza abito nuziale? È proprio questo abito nuziale che dobbiamo assumere durante la nostra vita, prepariamo tutta la nostra vita questo abito, perché possiamo essere degni di poter partecipare al banchetto nuziale. È proprio questo unico che non si è reso degno, dice il Vangelo, legatelo mani e piedi, gettatelo fuori le tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Non è una specie di provocazione nei confronti di chi evidentemente può essere escluso dal banchetto, esattamente il contrario. Dio vuole che nessuno venga escluso al banchetto, ma se noi volontariamente, caparbiamente, per cattiveria, ci escludiamo, ci autoescludiamo da questo banchetto, per noi saranno stridori di denti e pianto. E il Signore poi conclude: molti sono chiamati, ma pochi eletti. Cioè, la chiamata è per tutti. L'elezione dipende dalla nostra disponibilità, della nostra voglia di conversione, di cambiamento di vita, di relazione profonda con il Signore, di amore verso Dio, di amore verso il prossimo, di amore verso noi stessi. Cioè, la costruzione di quella fraternità che deve anticipare la condizione di coloro che verranno accolti nel Regno dei Cieli. Viviamo questa esperienza sapendo che il Signore è misericordioso e vuole che tutti possiamo partecipare alle nozze, e la gioia della nostra partecipazione diventerà eterna, immensa, infinita.